Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di quattro modi per utilizzare questa sordina qua della Big Fat Snare Drum. E in più vi voglio dire alcuni motivi del perché secondo me è meglio usare questa sordina qua anziché la solita pelle tagliata appoggiata sul rullante. Tra l'altro tutti pensano che questa sordina qua sia solamente per rullante. In realtà è una cavolata pazzesca, anche se metterla sul rullante è la cosa che fanno tutti, è la cosa più vista. Però allora, prima, per chi non lo sapesse, cosa fa questa pelle? Questa pelle, che teoricamente nasce senza questi quattro cembalini qua, serve per creare un po' quel suono simile anni 80, e in più grazie a questi cembalini che continuano a suonare mentre parlo e mi danno un fastidio, servono a dargli un pochettino un tocco in più che dopo vi farò sentire bene. Ma prima di parlarvi bene del fuoco che dovrebbe, di questa pelle, di questa sordina, di questa, vi voglio ricordare una cosa molto importante e che sapete già, vabbè, io ve la dico lo stesso, cioè del fatto di iscriversi al canale. Se ancora non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, mi raccomando, e cliccate anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video, su tutto, in modo tale che mi facciate capire che quello che sto facendo va bene. Se invece non vi iscrivete, vuol dire che quello che sto facendo non è il massimo, quindi detto questo, se invece siete iscritti al canale, commentate e lasciate un mi piace. La figata di questa sordina qua è che la metto giù perché sennò continua a suonare e mi viene il nervoso. Dato che in questo periodo vi sto parlando molto di questo tipo di suono, riesce a dare al rullante o comunque al pezzo della batteria in cui è appoggiato, perché dopo vi faccio vedere un po' di cose, un suono un pochettino più elettronico proprio grazie a questi sonaglietti. Vi lascio comunque sotto in descrizione il link al prodotto per acquistarlo, così ve lo dico. Dategli un'occhiata, ma soprattutto date anche un'occhiata agli altri tipi di Big Fat Snare Drum, perché nel tempo questo marchio ha fatto tanti prodotti molto molto interessanti, quindi fate un giro sul sito, vi lascio anche il link del sito. Mi sono dimenticato una cosa giusto un pochettino importante: volevo far partire una canzone dove suonavo con questa sordina, ma ve la farò partire tra pochissimo, perché prima voglio farvi vedere qual è la differenza tra il rullante senza sordina e il rullante con la sordina, perché per avere un suono figo con i Big Fat poi non dovete mollare il rullante, cioè il suono del rullante che avremo sarà un suono basso e non mi viene la parola, e secco. Ma non è che dobbiamo già fare un suono basso e secco prima di mettergli la sordina. Vi faccio sentire il suono del mio rullante senza Big Fat. Come potete sentire, il suono ha un bel po' di armonici e non è tiratissimo, ma in generale, perché a me i rullanti tiratissimi non piacciono così tanto, a parte in qualche genere, ma comunque è abbastanza tirato e, come dicevo, è pieno di armonici. Ovviamente non ci sono sordine, non c'è nulla, e adesso vedrete che tutti questi armonici saranno tolti completamente da lei. Oltre a metterla sul rullante, però, questa sordina possiamo decidere anche di metterla ad esempio sul timpano. Una particolarità di questa sordina è quella di poter essere messa in qualsiasi punto della batteria. Oltre a metterla sul rullante, io posso decidere anche ad esempio di metterla sul timpano. Se metto questa sordina sul mio timpano da 14, avrò un suono molto più controllato, con una componente anche qui particolare data dai soliti sonagli. Il suono del mio timpano normale però è questo. Andandogli a mettere la sordina, diventa questo. La mia sordina, il mio Big Fat, è da 14 pollici, quindi io adesso l'ho messo sul mio timpano da 14 in modo che la grandezza fosse quella giusta. Ma queste sordine qua, che come vi ho detto non sono solo per rullante, non esistono quindi solo da 13 o 14 pollici, ma ci sono di qualsiasi dimensione possibile. Ce l'abbiamo anche ad esempio per i timpani, quindi con misure molto più grandi, ad esempio da 16 e da 18 pollici. Ma se voi volete acquistare una sordina sola, ad esempio da 14 pollici da usare sul rullante, e poi però vi piacerebbe tanto usare questa sordina sul vostro
questo timpano da 16? Nessuno ve lo vieta, potete tranquillamente appoggiare la sordina da 14 sul vostro timpano da 16 e funzionerà benissimo ugualmente. Il terzo e quarto modo riguardano invece i piatti. È una cosa un po' strana che solitamente con queste sordine qua non si fa molto, ma io ho provato e mi sono trovato bene nel momento ovviamente in cui volevo ottenere un certo tipo di suono. Praticamente io posso posizionare questa sordina anche sul Charleston, buttandola semplicemente sopra. In questo modo avrò un suono molto più asciutto del Charleston, ovviamente, perché appoggiandoci una sordina sopra o comunque appoggiandoci qualcosa sopra in generale, il suono del Charleston verrà asciugato un pochettino, cioè sarà un po' più secco e meno pieno, e in aggiunta a questo ci saranno i sonagli che daranno sempre un po' quel tocco elettronico, quel tocco un po' strano. Quindi non va bene per far tutti i generi questa cosa, ma se dobbiamo ad esempio fare un ritmo drum and bass, secondo me potrebbe starci. Se lo metto sul ride, stessa cosa. Mi asciuga il suono e va ad aggiungere i sonagli. La differenza è veramente tanta, vi faccio sentire prima il suono senza sordina, poi con la sordina. Ora andiamo ad aggiungerla. La domanda vera adesso però è: perché dover comprare queste sordine quando abbiamo magari una pelle vecchia, una pelle nuova uguale tagliata che ci possiamo appoggiare sopra? Allora vi spiego un po' la mia idea, poi ovviamente potete essere d'accordo o potete non essere d'accordo. I motivi principalmente sono tre. Per prima cosa, vi sto sicuramente dicendo una banalità, ma l'occhio secondo me vuole la sua parte. Quindi avere una pelle fatta bene, bella da vedere, molto robusta, con questo cerchio nero intorno che le robustisce ancora di più, eccetera eccetera, ci fa, raga. Secondo me questa è una cosa importante, perché quando si va in giro, la posa, quando si va in giro a suonare, comunque secondo me farsi vedere anche in queste piccole cose con una cosa bella, una cosa bella e funzionale in realtà, perché non è solo bella ma funziona anche bene, oppure farsi vedere con la pelle tagliata o la pelle al contrario tutta sporca magari perché era vecchia, cioè, non lo so, non è la stessa cosa. Ok, ha un costo questa cosa e l'altra ha il costo minore, eccetera eccetera, ma contate che comunque io questa pelle ce l'ho da 2 anni e sembra praticamente nuova. Seconda cosa, che secondo me è una cosa molto importante: avete la possibilità di mettere e togliere molto molto velocemente questa sordina. Vi dico questa sordina perché non è una cosa generalizzata a tutte le sordine della Big Fat. Quelle con il buco qua in mezzo le possiamo mettere e togliere più facilmente, perché proprio tramite il buco possiamo andarle ad appendere a un qualsiasi tirante del nostro rullante, a un qualsiasi tirante del nostro timpano, a una vite della nostra asta, che ne so. Quindi questo risulta molto comodo perché ci permette di avere 2 suoni ad esempio di rullante. Se andiamo a suonare da qualche parte e abbiamo bisogno di avere un tipo di rullante per alcuni pezzi e un tipo di rullante per altri pezzi, ad esempio abbiamo bisogno di un rullante normale e di un rullante anni 80, ci portiamo un rullante solo con questa sordina qua o quella senza i sonagli, ma comunque con il buco in mezzo, e possiamo decidere di metterla e toglierla molto molto tranquillamente. La togliamo, la agganciamo alla nostra asta lì vicino, quando ci serve in un secondo la riprendiamo e la rimettiamo sul rullante. La terza cosa che riguarda proprio questa pelle è la questione sonagli. Come facciamo a crearci una sordina con una pelle vecchia e mettergli anche i sonagli? Ok, possiamo incollarli, ma
avete già capito, dopo 3 colpi di rullante si toglieranno. Quindi questo sarebbe tutto, spero di avervi chiarito un po' le idee, se avevate le idee confuse su questa sordina qua della Big Fat Snare Drum. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per acquistarla, vi lascio qui sotto in descrizione il sito Big Fat Snare Drum per andarci a dare un'occhiata, perché come vi ho detto non fanno solamente questo tipo di sordina, ma fanno tantissimi tipi di sordine e non solo, fanno sonaglietti da appoggiare sui piatti, sonaglietti da appoggiare sul charleston, cose varie, vanno un mucchio di roba. Detto questo, se avete altre domande oppure se volete dire qualcosa a voi, se volete dire qualche vostra esperienza oppure come usate voi questa sordina qua o le altre sordine, quello che volete, scrivetelo qui sotto nei commenti. Oltre a questo vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e la finisco veramente qui. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!